Oggi cuciniamo i prodotti del territorio, però cosa facciamo? Facciamo ricette che vengono dai paesi più lontani, vengono dal Ghana, dalla Nigeria, dalla Russia, dall'Ucraina, dall'Albania. Facciamo dei piatti del loro territorio, però li uniamo con gusto, con passione e integrando i prodotti nostri. L'integrazione e l'inserimento nelle comunità locali passano dalla cucina del territorio e da una sana alimentazione. È tra i fornelli, cucinando insieme, mescolando ingredienti, profumi e culture, che cadono le barriere e i pregiudizi. Questo è l'intento del progetto sperimentale Lo Sai Cucinare, organizzato dai sistemi di accoglienza e integrazione della Media Valle e della Garfagnana, gestiti dalla cooperativa sociale Odissea, con la collaborazione delle cuoche di Campagna Amica di Coldiretti, un progetto che ha coinvolto 14 rifugiati e richiedenti asilo. L'integrazione è anche salute per molti migranti che, spiega Elisa Galli, antropologa della cooperativa Odissea, non trovando le verdure a cui sono abituati nei loro paesi e non conoscendo la stagionalità delle nostre, ripiegano su cibi confezionati. Rischiano di avere una dieta impoverita, quindi è importante arricchire quelli che sono le loro ricette con delle verdure, degli alimenti freschi prodotti sul nostro territorio. Invece il sapere è anche sapore. Per esempio abbiamo fatto degli involtini che vengono dalla Russia, un piatto tradizionale russo, e abbiamo utilizzato pollame del territorio ed anche la verza, che è un prodotto stagionale che viene sbollentata e poi viene fatto un involtino e poi passato in padella. Abbiamo fatto anche un hummus di ceci che al posto della tahina, che è questa cosa tradizionale ricca di omega 3, utilizza invece le nocciole del territorio. Abbiamo fatto anche un piatto proveniente dall'Africa centrale, quindi è un piatto che avrebbe utilizzato una patata che si chiama patata gnam e viene invece sostituita con le patate locali.